Insomma, noi ci auguriamo che questa sia la volta buona, sono convinto che finalmente riusciremo in tempi molto rapidi a completare il recupero di quest'area che è un'area fondamentale per la città, avviando anche gli investimenti privati, finalmente una storia così lunga che trova una conclusione e un'accelerazione forte per recuperare un pezzo di città che è fondamentale per i bagnolesi ma anche per i napoletani. Sindaco, che altre novità ci saranno un po' di dopo oggi? Qual è il passo successivo dopo quello che... Ma oggi è un passo molto importante perché con la copertura finanziaria noi possiamo far partire i lavori di tutto, cioè quindi sia delle bonifiche e soprattutto delle infrastrutture, e questo significa poi il passo successivo sarà, questa è una responsabilità di Invitalia, fare un'attività di scouting sugli investitori privati che possono finalmente quindi poter intervenire per poter poi realizzare quello che è previsto nel master plan, quindi le attività di accoglienza, di ricerca, di terziario avanzato che sono previste nel progetto urbanistico. Le decisioni sulla colmata invece arriveranno alla fine dell'anno? Sì, adesso già si sta lavorando su questo approfondimento per valutare la rimozione parziale in maniera tale da accelerare gli interventi e garantire un minore impatto ambientale, come ci è stato chiesto dalla Commissione di Valutazione Ambientale Nazionale, e realizzare un grande spazio a mare. Sindaco, il dialogo col governo sta funzionando? Ma diciamo, noi abbiamo un dialogo istituzionale che chiaramente rientra in quelli che sono gli obiettivi dei cittadini. I cittadini vogliono che si realizzino le opere, che io sono il sindaco di tutti i napoletani, quindi noi abbiamo la necessità di dialogare con qualsiasi livello istituzionale e con l'Europa per fare in modo che le infrastrutture che la città aspetta da tanti anni vengano finalmente realizzate. Ci sono delle opere in pericolo, se possiamo dire così, con la riconduzione di questo verde 2 per Bagnoli. Il Presidente De Luca ha detto che alcune opere non si faranno. Ma io non credo, cioè, diciamo, noi abbiamo una quantità di risorse tra fondi europei e fondi di sviluppo e coesione, ci sono quasi 13 miliardi, non riesco a capire come si possono spendere, il vero problema è riuscire a spendere queste risorse e fare in modo nei tempi giusti, perché non abbiamo tanto tempo davanti per evitare di perderle come è capitato in passato tante volte. Clausola sociale. Ma il carcere di Nisi, ho letto sul giornale questa questione, e il carcere di Nisi è assolutamente al di fuori del perimetro di Bagnoli, di quello che è la mia competenza e di responsabilità del demanio, quindi del governo nazionale. Al momento non ci sono progetti di delocalizzazione che a me risultino. Poi insomma, in futuro tutto sarà possibile, ma nel progetto Bagnoli la questione di Nisi non c'è. Clausola sociale. Ma diciamo, dopo 30 anni di attesa, tante speranze disilluse, credo che lo scetticismo sia naturale. L'unico modo per vincere lo scetticismo è fare le cose e realizzarle. Quindi alla fine i cittadini si renderanno conto che quello che si dice si fa. Sindaco, clausola sociale, i cittadini devono essere impiegati di più nei cantieri, in che modo, in che misura potranno essere? Noi adesso sulle gare che già sono state aggiudicate c'è un impegno con le aziende che hanno vinto la gara di assumere una quota parte di personale nell'area di Bagnoli. Si può quantificare? Ma si parla, insomma, tra il 20 e il 25%, ovviamente se si trovano le professionalità giuste per i lavori che devono essere fatti. Anche nelle future gare verrà introdotta questa clausola, su cui c'è il pieno anche consenso delle aziende, non abbiamo voluto fare una forzatura, perché nell'interesse di tutti che ci sia, e di questo sono molto d'accordo, una ricaduta anche lavorativa di questa fase molto importante sul quartiere e sulla città. E adotteremo questo metodo in tutte le altre grandi infrastrutture che stanno realizzando a Napoli.